primo passaggio ho applicato la base smalto ed ho utilizzato questa di Essence. Successivamente ho fatto un monocolore bianco con il Color Play di Debby numero 3. Con l'aiuto di una spugnetta e due smalti colorati, il giallo di Mesauda, il numero 79, e un arancione di Essie, il numero 221A, vado a creare l'effetto sfumatura. Adesso cosa faccio? Metto i due colori nella spugnetta e successivamente li applico sull'unghie. È veramente molto molto semplice. Una penna correggi smalto, sono andata a rimuoverlo intorno all'unghia. Ora, sempre con gli stessi smalti e l'aiuto di un dotter, questo qui è della Essence, vado a creare i pois. Nella parte arancione dell'unghia li farò gialli, mentre nella parte gialla dell'unghia li farò arancioni. Aspetto che si asciughi bene bene lo smalto e poi passo all'applicazione del top coat. E questo è il risultato finale, spero con tutto il mio cuore che vi piaccia. Io, se devo essere sincera, sono contentissima del risultato. È una nail art semplice, veloce da realizzare, ma soprattutto luminosa, fresca, allegra, adatta per l'estate. Ovviamente potete sbizzarrirvi con la fantasia e creare altri abbinamenti, magari il fucsia con il viola, il lilla con l'azzurro, l'azzurro con il blu, il beige con il marrone, insomma potete divertirvi e il risultato non è per niente male. E come sempre in un commentino fatemi sapere cosa ne pensate, magari se fate anche voi questa nail art ditemi i colori che avete utilizzato, sono curiosissima. Vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!